Buongiorno amici. Buongiorno. Ciao Nico, Pasquali, Fiorava. Il signor Pollutri Vitale abbiamo. Signor Cioè. Fiorava. Oh. Tu sei uno storico vero? Soprattutto politico. Sì, un esperto politico, ma anche io che la storia dello bosco, dello sciopero dello bosco, le San Memori. Però qua abbiamo un altro testimone. De quale che successe dopo che lo Bosch era stato promesso alle salvanese, no, alle persone meno abbienti del paese. Che è successo dopo che è stato promesso? La prima assegnazione avevano fatto 2,5 di terra, onde avevano fatto la proposta di 5 ettari, dopo l'hanno portata a 2,5 e avevano stabilito pure che l'avevano data. Hanno fatto sciopero la gente, che quella era la terra del comune, era di tutte le città di Santa Sola, lo volava tutto quinto per pozzare. Hanno arrugato la cosa, hanno detto un'ettara di terra per Dio. E la dite da poco. La gente che la terra non sapeva neanche che si chiama. Cioè, aspettatelo qua, ma queste persone che l'avevano all'inizio, in ogni caso erano poverine. Erano poveri. E in meno ambiente l'hanno detto. Sì. Solo che però non avevano esperienze da L'hanno detto pure a Lucia della Cecilla, Cangiolina della Palmarella, l'hanno detto pure a quella, che quella è la terra. Sarà venuto il giorno. Babbo, però io più che sapa qualche c'è fitto, se hanno venuto le possesse, eccetera. Tu ci sei fatto dieta a El, perché. Mica che lui non ha preso che si è fatto lo sciopero, no, gli ha dito la terra alla gente. Dopo la garata, che la garata, la bonifica, la bonifica l'ha tenuta 3-4 anni. Sì. Le sue montagne, metteva le gandrene, la barba abbiata, lo grone. Le fatiche, è stata 50 femmine che fatiche, da capo a donna. Quindi il consorzio di bonifica ha bonificato. Ha bonificato, dopo che l'ha bonificata la terra, l'ha messa a fatiche, hanno fatto le assegnazioni. Le assegnazioni hanno tracciato le strade, le scolene, per l'acqua e l'hanno assegnato. Ma c'è stato pure che cantiere scuola, Luca? Sì. Sì. Quando era a scuola è stato premio da scuola. E io avevo a scuola il bosco, ma ricordo. E che insegnavi tu quando eri a scuola? Che vanno come io, come me. Che va insegnava? Le coltivazioni? No, zappavano, ruavano le teglie. E mi ricordo che se Carmen Cecchino lo guardava questo, che era 50 anni. E zappavano e dopo quello correndo, quello del Ciavotto. Il geometro, quelli faceva sottare, faceva la scuola, quelli, che era tutta l'alfabeto. La scuola agricola, Ignazio. La scuola proprio. Candiero scuola. Candiero scuola si chiamava. Candiero scuola. Ma io... Imparavano ancora... Cioè, non legge e scrive. Io ho saputo però che molte nuove coltivazioni, colture, definiamole in questo modo qua, che la fitta la scuola pure su questo. Tu mi sei detto una volta a me, Caella, hanno piantito quali gli ortaggi? Che cosa piantavano? No, facevano delle grone, delle gandreni, facevano i campi sperimentali. C'era un dottor Supini, si chiamava quello, fuori da Genia, tanto il dottor Supini era dottor agrario. Sì. Saraceni era perito agrario, quello era dottore agrario, okay. E quello terreggiava tutto fatto. E facevano i campi sperimentali. Sì. Metteva 10 qualità di grano una striscia e vedeva che dava più risultati, in quale dopo si faceva, si continuava. Tu quanti anni tenivi all'epoca? Eri piuttosto giovane. Al 55. Al 55 avevo 25 anni. E io ero sposato. Quindi tu gli vai a Fatie o frequentavi questi corsi? Che ne, no, ne fateva. Trattava me, Angelo Marnil e lo fuori. Tre persone fisse. Stavamo di merda e di Ma eri qui? Si montava, passava...
tutto la, per la preparare il terreno, prima da smontare da fare. Ma il consorzio di bonifica che aveva dato l'incarico, qualcosa di questo tipo? No, il consorzio di bonifica dirigeva, c'era un perito agrario, Ennio Saraceni, che dirigeva il lavoro. Diceva, lui mi fa qua, domani mi fa quell'altro, dopo domani mi fa quell'altro. E noi eravamo tre persone fisse, che stavamo fisse tutti gli uomini. Quando dopo si aveva sarchiato il crono, si aveva sfuddato il barbabbiato, si aveva metto, si cavava il barbabbiato, allora teneva la fame, 20, 30 fame, 15 fame, dipendeva da... Quindi prima che venisse assegnato il bosco, è successo questo che tu mi hai raccontato. Che dopo stava ancora l'amministrazione social comunista, perché al 56, fino al 56 c'è stata l'amministrazione Cervone con i comunisti, eccetera. No, no. Quindi che l'ha preparato tutto l'uomo? No, al 56, a ottobre del 56, c'è la Democrazia Cristiana. E dove sto via? Meno dove sto via? Dove sto a il padre? Hanno fatto le assegnazioni. Ma mo, finiamo in una cusarella un po' divertente, no? Ma noi siamo qui, domenica a Pezzato, quello era comunista, no? Allora dove sto, che è successo? Che l'ha chiamato e ha detto, domenica, dove la terra? Scegli altro. Erze Faleppo, non domenica. Se Filippo pensate io, non Filippo. Domenica si chiamava il fuori. Bravo, chiamasi corretto, fioravo. Quindi, se Filippo Pezzatil, che era comunista, dove stava? L'ha chiamato, ha detto, lo vuole a terra. E quella è il c'è. Però dopo dalla Democrazia Cristiana. E Filippo non rispondeva. Lui faceva dove sto. Allora lo vuole a te. Scegli, ha avuto la Democrazia Cristiana. Vuole la Democrazia Cristiana. No, gli diceva Filippo. Alla fine che succede? Succede alla fine che avesse che questo stava zitto, e dove sto lo sollecitava alla risposta. Vuole la Democrazia Cristiana. Quindi ha detto alla fine, Filippo, gli ha detto, dove sto? Non si parla, ma Mosco. Ma questo per dire che poi chi ha provveduto all'assegnazione dei terreni è stata la Democrazia Cristiana che ha raccolto un po' i frutti di quello che aveva successo prima. Per modo di dire ha raccolto i frutti, perché alle fritte li aveva tacco sempre lì. Va bene, oh, amici, vi ringrazio e ciao, 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 grazie.